Serie B-Win, tutti i colori della passione. Serie B-Win che entra nel vivo della stagione, che propone per il 28esimo turno la sfida dello stadio Rigamonti tra i padroni di casa del Brescia ed il Modena. Una partita tra sogno ed incubo, quella tra le due compagini, il sogno, quello di Calori, di agganciare il treno playoff, l'incubo da scacciare per l'11 di Cuttone, quello di farsi risucchiare in zona retrocessione. Nel Brescia confermato lo schieramento delle ultime 6 vittorie nelle 7 gare, Modena in formazione tipo con Greco, in coppia con Ardemagni, anche se non in perfette condizioni. Dirige l'incontro il signor Velotto di Grosseto. Primi 20 minuti a ritmi blandi con il Brescia che tiene il pallino del gioco e il Modena che controlla. Si arriva al 21esimo quando per questo fallo di Ceramitaro su El Kadduri, Velotto dichiara la punizione, se ne incarica Jonatas, ma il suo tiro è altissimo sopra la traversa. Una decina di minuti più tardi, timida risposta del Modena, tutta nel destro da fuori di Petre che non crea grattacapi ad Arcari, si spegne sul fondo. Il Brescia non riesce a sfondare, ci prova da fuori al 35esimo con Martinarini, il suo destro è centrale e non rappresenta alcuna minaccia per Caglioni che blocca. Il Brescia nel finale di tempo ci prova con Martinarini che mette al centro un buon pallone per Daprelà che sbaglia tutto e spreca una grande occasione, non soddisfatto Calori di questa prima parte di gara che si chiude con un inevitabile 0-0. Giusto il tempo di riprendere il gioco ed il Modena rischia subito grosso. Un disimpegno errato di Milani con Jonatas che prova a raggiungere il pallone, ma è bravo Caglioni ad anticiparlo e ad allontanare la minaccia. Ancora Brescia, ancora con Jonatas che se ne va sulla destra, prova a puntare l'avversario diretto, vede El Kadduri al centro, prova a servirlo, ma è bravo Perticone ad anticiparlo e a liberare l'aria. Calori prova a vincerla dentro Piovaccari al posto di Martina Rini. Un minuto più tardi, altra conclusione da parte dei bresciani, questa volta è Mandorlini a calciare proprio sotto l'incrocio, ma è bravo Caglioni nel deviare in calcio d'angolo. Rivediamo il replay con la conclusione di Mandorlini. Si vede anche il Modena poco dopo, calcio d'angolo dalla sinistra con Di Gennaro, svetta Ardemagni ma il suo colpo di testa non è preciso e viene controllato dalla difesa delle rondinelle. Ci prova ancora El Kadduri, pallone al centro di testa, Jonathan Nardini si rifugia in calcio d'angolo. A 10 minuti dalla fine, fuori Di Gennaro, dentro De Vitis, un cambio che condizionerà il finale del Modena perché un minuto più tardi Ardemagni prova a involarsi sulla destra, conquista un calcio d'angolo ma si infortuna al ginocchio, dunque Ardemagni fuori, Modena in 10 contro 11 in questa restante parte della gara. Ultimo cambio per Calori che inserisce dalla mano per Daprelà, prova a rendersi più pericoloso. A due dalla fine appunto il Brescia con il pallone, la verticalizzazione, pallone che giunge sui piedi di Jonatas, la palla per Piovaccari che prova ad arrivare in anticipo su Caglioni, la difesa del Modena è brava a spazzare, sospiro di sollievo dunque per Cuttone. Ultima occasione in questo caso per il Brescia sulla testa di Jonatas, l'azione è bella, liberato al cross, al centro svetta Jonatas ma il pallone è debole e centrale. Si chiude dunque sullo 0-0, una brutta partita con poche emozioni, un punto che muove la classifica ma che sa di occasione sprecata per le rondinelle. Per Cuttone buona prova difensiva, un punto in chiave salvezza su un campo difficile, non si butta.